Rimarranno a casa per 10 giorni in circa 300. Si tratta degli studenti delle medie di Castelgomberto e Brogliano che frequentano il plesso dell'Istituto Fermi, precettati a rimanere a casa dopo l'individuazione di un focolaio diffuso che ha registrato infezione al Covid in più classi. La quarantena è iniziata da ieri per tutti. A ieri erano 16 alunni dei 3 anni infetti posti in isolamento domiciliare, disposto poi per tutti, di concerto tra Comune, Dipartimento di Igiene e Prevenzione e dirigenti scolastici. Per tutto il giorno del rientro in aula sarà fissato a lunedì 10 maggio, ad eccezione di chi svilupperà sintomi di malattia in questi giorni o tamponi rapidi con esiti positivi. Interessate al provvedimento le 4 sezioni didattiche per 12 classi complessive, dopo che alcune erano già state fermate dal SISP di Vicenza nei giorni scorsi alla comparsa delle prime positività. In più di metà di queste, sono 7, sarebbe emerso almeno un caso di contagio. A queste se ne aggiungono altre 2, ma della scuola primaria in sedi diverse e non comunicanti, già in via di risoluzione. La situazione è in divenire dopo la decisione presa ieri, come ha spiegato il sindaco di Castelgomberto, Davide Dorantani. Tra l'altro, nella cittadina dell'Ovest Vicentino, negli ultimi giorni il numero di persone infette si è impennato, sono circa una cinquantina, con la prospettiva di una zona rossa dietro l'angolo se la situazione epidemiologica locale dovesse peggiorare in ragione dei parametri sanitari di prevenzione in rapporto ai 3.200 cittadini. Tra i nominativi noti non ci sarebbero almeno finora insegnanti o personale ausiliario. Nonostante la barriera eretta dall'istituto con distanziamento, mascherina di protezione, attività adattate ai protocolli, il coronavirus si è fatto largo tra le maglie, insinuandosi nelle classi secondarie.